Nell'immagine vedete gli scalpelli obliqui di Antonio, da 10 mm per i lavori piccoli, da 25 per quelli più consistenti. Importante è l'angolo di affilatura, che come raccomanda Richard Raffan, è di 50-52 gradi. Una regola pratica per trovare questo angolo è misurare lo spessore dello scalpello e portare il bevel alla stessa misura. Dopo l'affilatura alla mola è consigliabile ritoccare il filo con carta abrasiva 300-400 grit incollata su una bacchetta. Notate il segno di pennarello, è lì che lo scalpello deve toccare il legno. Ecco Antonio all'opera, in una accelerazione fatta via software. Ora potete vedere al rallentatore lo stesso lavoro per osservare tutti i particolari della lavorazione. Si comincia con il tallone dello scalpello che sfiora il legno e con il manico rivolto verso il basso. Si alza il manico con delicatezza fino a che la lama comincia a fare polvere. Poi si procede con il taglio. È preferibile regolare il tool rest o poggia utensili sollevato un po' oltre la linea di asse punta contro punta, diciamo di circa 6 mm. Si ritocca il filo dell'utensile con carta abrasiva 300-400 grit. Notate la posizione della lama dello scalpello, con la punta corta rivolta verso il senso di avanzamento. Nella sequenza di foto potete osservare le diverse posizioni dello scalpello, con il quale è possibile effettuare tutto il lavoro, dall'inizio alla fine, senza bisogno di altri utensili. Il video che prima avete visto con accelerazione e rallentamento, ora lo potete rivedere nella sua normale velocità.
Qui un quadrello di modesto diametro è stato inserito tra le punte interne delle griffe al centro del mandrino. Per fare questo, Antonio ha usato esclusivamente lo scalpello obliquo. Insomma, è evidente che si tratta di un utensile molto versatile e in grado di lasciare una superficie pulita e liscia. Per concludere, con lo scalpello obliquo Antonio ha fatto gli alberelli di Natale ed io l'ho subito copiato preparando i segni a posto per le feste.